Ciao ragazzi, bentornati, buon martedì e come ogni settimana anche oggi nuovo video a tema Harry Potter. Come potete vedere ho qui accanto a me due dei volumi più belli e più significativi dedicati alla serie cinematografica di Harry Potter, entrambi naturalmente editi da Panini Comics. Ve ne ho parlato tantissimo in passato, troverete i link sopra nelle schede sia di questi che di tutti gli altri volumi, ma questi devo dire che sono i miei preferiti e si tratta del librone Dalla pagina allo schermo e del libro La magia del film, che contiene all'interno una miriade di allegati, addirittura la copia della mappa del malandrino, quindi non devo aggiungere altro. Finalmente riesco ad avere qui tra le mie mani un volume sempre edito da Panini Comics dedicato però ai film di Newt Scamander, quindi ad Animali Fantastici, e si tratta del taccuino del film. Finalmente riesco a portarvelo sul canale e a recensirvelo, me l'avete chiesto davvero in tantissimi e quindi non vedo l'ora di sfogliarlo assieme a voi. Vi preannuncio che all'interno è pienissimo di gadget, oltre ogni mia aspettativa. Quindi cambiamo subito inquadratura e andiamo a sfogliarlo assieme. Ecco qui ragazzi il nostro bellissimo taccuino di Newt Scamander. Intanto soffermiamoci sulla copertina, che è davvero molto molto bella, in stile, in linea con l'ambientazione del film. Qui troviamo la nostra valigetta di Newt, uno snaso da questa parte e un velenottero da quest'altra, la scritta Newt Scamander qui in alto, e invece dietro troviamo il serpente a tre teste. È davvero molto molto bello l'effetto, non rende parecchio in videocamera, ma è molto cangiante, dorato e argento. Davvero una bella edizione con una bella copertina, ma andiamo a sfogliarla. All'interno troviamo immediatamente nella prima pagina la mappa del continente americano, anzi degli Stati Uniti, suddivisi per regione e per livello di intensità di pericolo che il mondo magico venga scoperto. Questo è quello che sono riuscito a capire dai film, perché si vede davvero di sfuggita questa mappa e non è stata molto approfondita. Ma chiudiamola e passiamo oltre. Ecco che troviamo il simbolo della valigetta con la bacchetta di Newt, col Muggle Wolfie, e l'occhio che sbircia dall'interno della nostra valigia, e poi ecco che inizia realmente il volume. È diviso in tre sezioni. Abbiamo una sezione intitolata Nuove amicizie, dove si parla inizialmente di Newt Scamander, poi di Tina, Queenie e Jacob. Poi si passa alla sezione New York. Come sappiamo è stato dedicato tantissimo tempo e tantissimo spazio all'ambientazione e alla città in questo film, e troviamo New York City nel 1926, una città in subbuglio, la nuova società filantropica di Salem, altri luoghi visitati da Newt, vita urbana e magia, artefatti fantastici. E poi si passa alla sezione, quella che più incuriosisce noi fan, quella delle creature, dove si parla di come sono state create le creature, inizi bestiali, la valigia di Newt e poi lanciando un po' uno sguardo al futuro. Andando avanti, ecco che ci sono bellissime immagini e c'è davvero moltissimo da leggere. Ecco qua il primo allegato, che è il tag della valigetta di Newt col suo monogramma, molto molto bello anche questo. Ed ecco che capitolo Nuove amicizie. Si parla di Tina, viene presentata Tina, poi si parla anche di Queenie, ed ecco qui un altro allegato. In questo caso abbiamo quattro tessere, quattro cartoline con i diversi personaggi. Qui abbiamo la nostra Tina, qui abbiamo Queenie, qui abbiamo addirittura Graves e poi Jacob. Anche sul retro sono tutte diverse, con i nomi dei vari protagonisti, e le trovo davvero molto molto interessanti. Proviamo a rimetterle dentro, anzi lo facciamo dopo, e continuiamo. Ecco che si parla delle elezioni e del senatore, con un volantino, una piccola replica, e andando avanti, altro allegato. In questo caso parliamo del club, dove i nostri protagonisti vanno alla ricerca di informazioni, ed ecco che in allegato troviamo delle carte magiche. E troviamo ben quattro carte differenti. Abbiamo il Joker, la civetta nel numero 7, poi troviamo un Occhami
e infine due streghe, anzi un mago e una strega che ballano. Anche il retro è molto molto carino, è uguale al sacchettino che le contiene e anche in questo caso davvero un allegato carino e diverso dal solito. Qui si parla ancora delle ambientazioni, vediamo tutto l'interno, si parla di Graves ed ecco un altro allegato. In questo caso si parla della società filantropica dei nuovi salemiani e c'è un piccolo volantino e addirittura abbiamo una foto dell'interno del capanno della congrega della signora Barbon. Quindi andiamo ancora avanti per poi trovare un nuovo allegato che a me è piaciuto tantissimo. Si tratta di una sorta di magazine, una sorta di rivista americana dedicata alle donne, alle streghe. E abbiamo all'interno delle cartoline con alcune copertine. Questa è una copertina che hanno messo all'esterno e poi all'interno ne abbiamo altre. Ecco qui, Witch's Friend. Qui abbiamo The American Charmer, poi di nuovo Witch Friends e di nuovo Witch Friend. Devo dire che sono molto molto carine, credo che siano appunto delle copertine di una rivista, visto che qui in basso è indicato l'anno, l'edizione, e almeno io l'ho interpretato in questo modo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete d'accordo con me. Vediamo se riusciamo a riposizionarle velocemente all'interno. Ok, questa volta sì, chiudiamo questa parte qui, va bene, lo faccio dopo, non perdiamo tempo. E andando avanti, ecco subito un altro allegato e questa volta si tratta di Trasfigurazione Oggi, della prima pagina di questo quotidiano, questo magazine, quindi rimaniamo ancora in tema. Poi si parla di artefatti fantastici, quindi abbiamo questi prop di scena, abbiamo le bacchette dei vari protagonisti e finalmente si passa alle creature. Questo è un gadget molto molto carino, è una sorta di grafico creato per il film che rappresenta il programma che Newt segue per nutrire i suoi animali. Infatti sono tutti raffigurati qui attorno, sono abbastanza in piccolo, quindi credo che non riuscirete a vederlo benissimo, ma è davvero molto molto carino e sotto c'è anche una leggenda. Andando avanti, ecco che troviamo tutti i nostri animali che ormai abbiamo imparato a conoscere e continuando troveremo altri allegati. Qui parliamo naturalmente della valigia del capanno di Newt, di come è stato realizzato e poi naturalmente abbiamo quest'altro capitolo che si intitola appunto "E poi", dove si dà uno sguardo al futuro e si pronostica un po' quello che potrebbe accadere. E infine troviamo in allegato la mappa mundi che vi avevo già mostrato in un'altra occasione, anche questa molto molto interessante, molto carina. Quindi un libro che, ragazzi, io già mi sento di consigliarvi, ma cambiamo nuovamente inquadratura. Bene ragazzi, a questo punto andiamo a trarre le nostre conclusioni. Io vi consiglio questo libro? Beh, assolutamente sì, perché comunque per senso di completezza va aggiunto assolutamente a tutti questi altri libri editi da Panini Comics. Credo che andrò presto a recuperare anche i volumi Schermi Incantati, perché a questo punto sono curioso di recensire anche quelli. All'interno ci sono tantissimi gadget, alcuni davvero molto molto belli, io non pensavo fosse così ricco, quindi assolutamente il prezzo del libro credo che sia abbastanza giustificato. Troverete tutti i link sotto nell'info box per poterlo acquistare e anche per dare una bella sbirciata extra e per documentarvi ancora meglio riguardo questo volume. Beh ragazzi, io a questo punto vi devo salutare, naturalmente noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video a tema Harry Potter. Io vi chiedo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, commentare, condividere. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche sugli altri social, soprattutto su Instagram, trovate sotto tutti i dettagli nell'info box. Beh, a questo punto oggi vi saluto con la bacchetta di Minerva McGranite, che è una delle mie preferite, e ci vediamo prestissimo. Nox!